centesimo verso fuori, ci hai provato con tutte le tue energie. Sì. Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Però sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Ma veramente? Sì. Perché innanzitutto rinnovo tutto quello che ho detto ieri. Anche se mi hanno detto che era fuori contesto, ma ieri ci ho tenuto a specificare che volevo dire ieri per non essere condizionata dalla gara, ma tanto va, ogni cosa che facciamo viene criticata, quindi non fa niente. E no, io sono troppo contenta. Un anno fa io non ero neanche in grado di farla questa gara. E ci ho provato dal primo metro, ve lo giuro, peccato. Ieri hai voluto ringraziare tutti, hai fatto tanti cambiamenti, ti sei anche commossa, ti stai commuovendo anche adesso. Significa che, traduco, il cambiamento per te era necessario, non avresti ritrovato le energie per metterti in gioco, evidentemente era il momento di cambiare tutto e quindi direi che si può ripartire da qui. Ma sì, assolutamente, questo è solo un punto di partenza. E ovviamente sì, il cambiamento mi serviva, mi è servito e mi ha aiutato tantissimo. Però tanto è anche del lavoro fatto prima e nessuno questo lo può negare. Assolutamente sì. Lasci così, ci lasci un po' senza parole, è strano vederti contenta perché tutti si aspettavano di vederti sul podio comunque. Tutti noi ci aspettavamo. Tutti tranne me, nel senso che io mi vedevo in corsia laterale. Purtroppo, o per fortuna, io quando gareggio ad alto livello sono sempre al centro. A Tokyo non c'ero neanche, quindi di solito laterale non mi sono mai trovata, sia perché magari venivo eliminata prima o altro, però va bene così, peccato perché un centesimo è proprio stronzo, scusate. Bip, 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 non si dice. Mentre eri lì ti sei resa conto, parliamo d'altro, che Ceccon ha vinto un magnifico... Sì, ma infatti... in canale di chiamata che eravamo insieme, mi fa dai siediti qui che mi tieni un po' compagnia, io ho detto no, perché io questa scena l'ho già vista a Budapest nel 2022, io sono andata con gli occhialini che mi devo svuotare dalle lacrime, poi ho detto stammi lontano, stai lontano da me. Però sono contentissima sia per lui che per Nicolò ieri, che mi ha dato una spinta infinita per oggi. Riparte da qui, grazie. CDM from commentary. Nel senso, a Tokyo manco c'era, della serie c'era, ma fu subito squalificata. E poi questa è una gara che lei non aveva nelle sue corde, l'ha dovuta costruire negli anni e non è facile costruirla, diventare campionessa del mondo.